Ciao a tutti! Oggi video sui regali di Natale. Vi avevo promesso questo video nell'ultima live che abbiamo fatto qua su YouTube e siccome come idea vi era piaciuta tantissimo, oggi l'ho subito registrato. Spero di essere ancora in tempo. Avevo letto una statistica su internet, poi non so quanto sia vera. Comunque diceva che eravamo secondi nel mondo per fare il regalo all'ultimo minuto e forse anche questo video già inizia a essere un po' in ritardo. Comunque è diciamo una cosa molto comune. La lista che ho fatto sono tutti regalini molto carini e adatti a tutti. Sono delle cosine che costano poco e diciamo secondo me piaceranno un po' a tutti quanti, giovani, meno giovani, uomini, donne. Quando si devono fare i regali di Natale, infatti secondo me si va un po' nel panico per questo motivo, perché bisogna fare tanti regali a tante persone diverse, magari non si conoscono bene i loro gusti e insomma poi si finisce sempre per sbagliare. Sono prodotti magari che ho dentro casa e che utilizzo, quindi cose che comunque vi consiglierei o vi ho già consigliato in passato, e cosa fondamentale, sono tutti quanti online. Noi vi mettiamo sotto nella descrizione tutti quanti i link di Amazon per ritrovarli diciamo in un unico shop. Ovviamente li potete trovare anche da altre parti, comunque i link ve li trovate tutti quanti qua sotto e io direi di iniziare subito. Allora, me li sono segnati sul telefono perché sennò me li sarei dimenticati e iniziamo con il primo prodotto. È un prodotto che ho iniziato ad utilizzare da pochissimo, me lo ha mandato Pedrini ed è il cappuccino maker. Quando l'ho visto ho pensato che fosse una cosa totalmente inutile e invece funziona benissimo, mi piace da matti. Funziona strabene sia con il latte vaccino normale che con il latte di soia, monta perfettamente e monta in 3 secondi perché in pratica è manuale, non ha nulla di elettrico e basta che stantuffate per 10-15 volte e vi fa una schiuma meravigliosa. Poi sempre con questo prodotto potete montare anche gli albumi, potete montare anche la panna e insomma è veramente una cosina carinissima. Io l'ho già ricomperato e l'ho regalato a mia suocera. Ci sono di due misure, uno più piccolino e uno più grande. Io le ho regalato quello più piccolino perché tanto sono in due e secondo me è l'ideale. E niente, mi piace da matti, quindi ve lo straconsiglio. Anzi, quando ve l'avevo fatto vedere su Instagram, questo in tantissimi di voi, prima che io lo usassi, mi avevate scritto che funzionava strabene e infatti era vero. Allora, il prossimo prodotto che vi voglio consigliare è un prodotto che anche in questo caso abbiamo acquistato da poco, sempre su Amazon, ed è il Burger Maker. Può sembrare una cavolata totale, invece è carinissimo, quindi se magari conoscete qualcuno a cui piacciono gli hamburger, ma anche polpette vegetariane, insomma, gli piace cucinare, gli piace fare queste cose, questo è l'ideale. So che Federica lo regalerà. È veramente carinissimo e il link che trovate sotto su Amazon ha anche la possibilità di fare una farcitura esterna. Comunque poi ne trovate mille modelli, molto molto carino. Poi il prossimo prodotto è una tazza termica. Io amo in generale le tazze, le borracce, i contenitori, gli infuser, mi piacciono tantissimo. Questa tazza che ho trovato è stracarina perché mantiene tantissimo il calore, promettono fino a 6 ore, diciamo che dopo inizia a diventare tiepido, però per le prime 3-4 ore il prodotto si mantiene davvero molto caldo all'interno e è praticissima se magari lavorate in ufficio, all'università, dovete stare fuori, vi portate il vostro tè, la vostra bevanda calda ed è bellissima. Io mi ero portata una cosa molto simile quando ero stata in Norvegia e mi aveva salvato letteralmente la vita perché manteneva tanto bene il caldo e io mi facevo la tisana la mattina, poi quando uscivamo iniziavo a gelarmi e bevevo un pochino della tisana ed era veramente una cosa molto molto comoda. Allora, andiamo avanti.
A proposito di tisane e cosine calde, una cosa che io adoro ricevere a Natale, per quanto possa essere banale, sono i pacchetti e le confezioni di tè e tisane assortiti. Ora, è il regalo classico a Natale, però mi piacciono tantissimo, quindi spero sempre che qualcuno me li regali. Sempre parlando di tisane e cose simili, ho trovato su Amazon il portatisane, anche questo. Ormai è una cosa che si vede tantissimo in giro, però è sempre molto carina, molto elegante da far vedere. E all'interno potete riempirla con le vostre tisane oppure potete, secondo me, anche regalarla così da sola. E la comprerò prestissimo perché abbiamo fatto dei cambiamenti in cucina che vi faremo vedere prossimamente. Quindi mi sono fatta delle mensole e mi comprerò quella che vi metto nel link lunga e sottile perché appunto la dovrò mettere nelle mensole. Però, come ho detto prima, ci sono tantissimi modelli. Prossimo prodotto sono le candele profumate. Le candele sono un must a Natale e in generale, diciamo, nei regali che devono essere un po' giusti per tutti. Quando io non so che cosa fare a una ragazza, a una donna in generale, faccio una candela e vado sul sicuro. A me personalmente piacciono tantissimo. Io ho una vera fissa con i profumi per la casa. E più in particolare le candele. Poi a Natale fanno anche tantissima atmosfera. Quelle che vi consiglio sono le strafamosissime Yankee Candle e magari già tutti quanti voi le conoscerete. Secondo me è un regalo azzeccatissimo, tanto è una cosina per la casa e quindi piace sempre, fa atmosfera, fa molto effetto natalizio e poi Yankee Candle fa anche tantissimi cofanetti molto carini con non mi ricordo loro come le chiamano, comunque le candeline più piccole o quelle che si mettono all'interno del bicchiere, poi ci sono proprio i set per Natale. Io in realtà, se vi posso dare un consiglio, vi consiglio di non comprare una cosa troppo natalizia perché la candela è una cosina che dopo uno si utilizza tutto l'anno, diciamo, non si esaurisce durante le feste, quindi magari fate una cosa che possa andare bene per la stagione invernale, ma che duri anche dopo le feste come decorazione, come profumazione. Questo è il mio consiglio. Un altro prodotto è il cuscino con i noccioli di ciliegio all'interno che si riscalda, in microonde oppure in forno. L'avevo comperato l'anno scorso in Trentino per mia. No, non so come si dice in italiano. Vabbè, la ragazza, la moglie, diciamo, del fidanzato di Giampaolo. Okay, no, il fidanzato. Mi sto confondendo. Allora. Tatiana, chi è Tatiana per me? Un attimo. Mia nuora. Io in realtà se la persona a cui l'ho regalato non ha il microonde, ve lo sconsiglio perché è una rottura di palle accendersi il forno, farlo scaldare con il cuscino, cioè si consuma tanta corrente inutile. Se però ha il microonde è un regalo super super carino. Io lo avevo regalato l'anno scorso a una ragazza e le era piaciuto tantissimo, funziona, ha detto molto molto bene. Io non l'ho mai provato, non ce l'ho, però appunto a lei quando l'ho regalato le è piaciuto tantissimo. Quindi magari mi sento di consigliarvelo. Su Amazon ho visto che ci sono tantissime forme diverse, quelli più allungati, quelli più stretti, più cicciotti e anche tantissime stoffe con decorazioni diverse, sono davvero molto molto carini. Poi per la stessa serie ci sono anche le borse dell'acqua calda, magari quelle con il sacchettino tutto traforato, fatto a maglia, sono stupende. Quelle con gli peluche, diciamo, gli orsacchiotti, i pinguini e là se ci sono dei bambini è carinissimo perché io quando ero bambina mi piaceva tantissimo andare a letto con la mia borsa dell'acqua calda, però era spoglia, diciamo, era soltanto la cosina di plastica. Invece questo col peluche è bellissimo, secondo me mi piace da matti. E poi ci sono anche quelle elettriche che sono stracomode, l'avevo regalato un paio d'anni fa, mi sembra, Federica. Allora, una cosa che ho utilizzato quest'anno e con la quale mi trovo molto bene è l'agenda settimanale annuale,
Quindi è divisa in due pagine, trovate la settimana e c'è tutto quanto l'anno. Il link che vi metto parte direttamente da gennaio, quindi fa gennaio-dicembre, è praticamente un calendario ed è bellissima. Anche qua vi metto un link generico perché ne trovate tantissime e sono veramente veramente carine. Quindi se magari conoscete una ragazza o un ragazzo, poi magari in quel caso scegliete delle fantasie un po' più minimal, a cui piace organizzarsi, a cui piace la cancelleria, la cartoleria, so che tantissimi impazziscono per queste cose, secondo me è un regalino molto azzeccato. Sempre della stessa serie ci sono anche i calendari da tavolo, sono in pratica dei fogli dove vi pianificate la settimana, poi togliete via il foglio e andate alla settimana successiva. Sono bellissimi, almeno per me funziona molto bene perché io riesco a vedermi subito tutte quante le cose della settimana senza dover andare a cercare nel calendario o nell'agenda e così via. Quindi questo è strabello. Il prossimo prodotto ha sempre a che fare con la casa e forse dovevo metterlo vicino alle candele. Comunque si tratta del diffusore di oli essenziali. È una cosa che ho sempre voluto, ancora non sono mai riuscita ad acquistare, ma mi sa che questo Natale me lo faccio regalare. È stupendo, fa molto molto arredamento, ci sono varie tipologie, ci sono quelli di legno, ci sono invece quelli in plastica che magari cambiano colore, sono molto molto carini e tutti ne parlano benissimo, insomma diffondono molto bene gli oli e gli aromi che poi andate a mettere all'interno. Andiamo avanti, un altro regalino che secondo me è molto molto bello e funzionale sono le spezie. Ci sono tantissimi pacchetti di spezie, quindi vari assortimenti e ho visto che ci sono delle confezioni stupende. Se conoscete qualche persona a cui piace cucinare, secondo me è un regalo che va sempre sul sicuro. A me piacerebbe tantissimo riceverli. Quindi spezie varie e miste sono delle cosine che potete fare anche voi, in realtà, utilizzando magari delle bustine o dei barattolini, potete andare a mettere all'interno delle spezie quelle che magari vi piacciono di più, o se fate voi delle miscele, ad esempio, con le erbe aromatiche, potete regalarle. Un altro prodotto, questo forse costa leggermente di più rispetto agli altri perché siamo sopra i 40 euro, è il Soda Stream o Steam. No, il Soda Stream. È praticamente il gassatore di acqua o altre bevande. Io l'ho comprato ormai qualche mese fa perché l'avevo visto da un mio amico. Siccome sia io che Giampaolo beviamo tantissima acqua frizzante, ci piace a pranzo piuttosto dell'acqua naturale liscia, lo sbattimento grosso era dover comprare sempre bottiglie, bottiglie, bottiglie. C'avevamo le cassette della differenziata piene di plastica e ogni volta ci dimenticavamo a comprarla. Insomma, era una cosa veramente pallosa. Con questo abbiamo risolto tutto, perché praticamente il costo con cui ricaricate la bombola che dopo vi va a gassare l'acqua è lo stesso sulla quantità di litri come se la compraste. E è comodissimo perché vi prende poco spazio, non ha fili, non avrete più tonnellate di plastica, quindi insomma fate del bene anche all'ambiente e io mi ci sono trovata benissimo. È un regalo che secondo me dovete fare se conoscete persone che bevono l'acqua frizzante. Se siete in dubbio non fatelo perché comunque dopo dovranno comprarsi la ricarica ed è un regalo che magari potrebbe insomma restare lì. Quindi, dato che non costa pochissimo, ma come vi dicevo prima, siamo sui 40 euro, fatelo se siete sicuri. Ad esempio, io lo voglio regalare a mio papà perché se mio papà non ha l'acqua frizzante potrebbe morire di sete. Ecco, se conoscete qualche persona di questo genere, secondo me è azzeccatissimo come regalo. Poi tranquilli perché le bombole le potete ricaricare sia rispedendole online, sia nei vari casalinghi, supermercati, Media World, Unieuro, insomma, ormai le ricaricano più o meno tutti. Molto, molto, molto carino.
Sempre parlando di elettrodomestici, un piccolo elettrodomestico che diciamo potrebbe essere utile a tutti è il bollitore. Il bollitore è veramente comodo, diciamo, finché non ce l'avete pensate che è totalmente inutile, poi quando ce l'avete non fate altro che utilizzarlo, è comodissimo se dovete fare in fretta ad esempio per cuocere la pasta, se dovete aggiungere dell'acqua calda di cottura a, non lo so, delle verdure, alla minestra e magari avete finito quella appunto che era in cottura, è comoda se vi dovete fare una tisana, insomma si utilizza tantissimo una volta che ce l'avete, quindi il bollitore secondo me è uno di quegli elettrodomestici che potrebbe piacere. Se conoscete sempre qualcuno che ama le tisane, ama bere qualcosa di caldo, un'altra cosina carinissima che ho trovato è la tazza con all'interno l'infusore. Questa è a forma di gatto che vi metto, è bellissima. E qui basta mettere poi insomma la miscela di tisana o tè e fa tutto lei. È carinissima e fa anche molto arredamento, magari messa in cucina su una mensola, sono quelle tazze super carine, belline belline. Una cosa che ho regalato a mia suocera ed è andata benissimo è stato il caffè aromatizzato. Ho trovato su Amazon tanti gusti diversi, io purtroppo l'avevo comprato su un negozio che non lo vende più, ne avevo preso uno all'arancia buonissimo, sono molto curiosa di provare questi, praticamente mia suocera me li ha ordinati, ha detto ricomprami il caffè aromatizzato perché era molto molto buono. E quindi voglio provare, ancora non vi so dire questi che vi metterò qui nei link come sono, però li comprerò a breve, quindi magari in qualche storia su Instagram insomma vi dirò come sono. E il caffè aromatizzato a chi ama il caffè secondo me è il top, questi vanno nella moka, non so se ci siano delle capsule che li facciano aromatizzati, magari mi informo e in caso ve li lascio sempre giù nei link. Andiamo ancora avanti, una cosina per dei ragazzi giovani, ma anche no in realtà, diciamo chi utilizza tanto il telefono è il power bank. Io l'ho comprato ormai 2 anni fa, io non riesco a vivere senza power bank perché utilizzo tantissimo il cellulare per le foto, i video e mi si scarica di continuo, quindi con quello lo attacco e sono di nuovo viva. Sceglietene uno che abbia una potenza abbastanza importante perché in questo modo riuscite a ricaricare il telefono completamente. E quello che vi metto io è stracarino, ne ho trovato una a forma di unicorno, cioè che cos'è, adesso me lo devo ricomprare, quindi se conoscete qua dei ragazzi, qui magari delle ragazze, secondo me più azzeccato per delle ragazze, che insomma gli piacciono queste cose, è carinissimo, bellino bellino. Gli ultimi due prodotti che vi consiglio sono entrambi per il microonde. Uno è il sacco per la cottura delle patate, sembra una cavolata, in realtà le patate si cuociono davvero in molto meno tempo, quindi anche in questo caso se conoscete qualcuno che utilizza spesso il microonde è un regalino secondo me molto carino, a me piacerebbe tantissimo. E sempre per la stessa serie la pentola per cuocere il riso, poi qua su Amazon trovate praticamente un universo di accessori e prodotti per il microonde, trovate anche la pentola a vapore, se magari conoscete qualcuno a cui piace mangiare sano e ha il microonde potete prendere quella che noi utilizziamo in praticamente ogni video, insomma accessori per il microonde ce ne sono tantissimi. Il cuociriso e il sacco per le patate potete farci un pensierino, poi costano pochissimo. Questi erano i prodotti che ho voluto inserire nella lista di regali. Come vi dicevo prima all'inizio, fatemi sapere se ci sono altre cosine che magari voi regalerete ai vostri amici e ai vostri parenti, così mi date anche qualche consiglio nuovo. Io vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!